Ringrazio della possibilità di poter intervenire. Non è facile parlare immediatamente prima dell'intervallo di pranzo, perché penso tutti spiritualmente siano già vicini alla cucina, ma cerco di essere quindi sintetico. Però vorrei menzionare alcune cose importanti. Sono economista, come è stato detto, e ho anche un compito di sintetizzare e riassumere quanto è stato detto, perché dovrò, lo riceverò poi anche in forma scritta per redigere una pubblicazione, un volume da far arrivare al pubblico più vasto, e posso dire magari che anche che un allievo di scuola elementare possa comprendere le nostre idee sulla visione riguardante l'Europa futura. Vorrei parlare di tre cose sinteticamente. Una critica a Bruxelles, questo è il primo. L'altro è un'ulteriore estensione della rete EUCET, è già in atto, e dal fondo scientifico di questo. E terzo, i rapporti con i mass media, che ritengo molto importante. Per quanto riguarda la prima, la critica a Bruxelles, è stato già detto molto e non vorrei quindi ripetere, però vorrei solo dire, sono stato a Bruxelles per alcuni anni nel gruppo dal quale proviene anche il signor Hervé Jouven poco fa, seguendo con attenzione lo sviluppo e l'evoluzione dell'Unione Europea e una centralizzazione progressiva del potere. Fatto sta che l'ultimo trattato, quello di Lisbona, non permette nemmeno il Trattato di Lisbona, l'intervento che Bruxelles sta compiendo. C'è un attivismo giuridico, cioè le corti di giustizia e la Commissione Europea vedono possibilità ben più elevate in tema di interpretazione dei valori europei di quello che avremmo pensato. Noi abbiamo sottoscritto qualcosa e si è capito poi che si poteva interpretarlo in maniera anche completamente diversa. Il fatto che l'Unione Europea si stia sviluppando verso un impero non l'ho inventato io. Questo pensiero proviene da José Manuel Barroso, già presidente della Commissione Europea, che in una conferenza stampa ne ha parlato di questo. Sono stato presente a questa conferenza stampa perché a quei tempi lavoravo a Bruxelles e mi ricordo il rumorio che si fece sentire. E c'era il suo vice a fianco, una signora che ha cercato di interpretare: sì, ma non si deve pensare a un impero vero e proprio. Invece è vero che ci stiamo muovendo verso un impero vero e proprio, e di questo sviluppo che vorremmo frenare. Poi si è parlato ancora e si parlerà ancora che c'è un'ideologia di sfondo. La scuola di Francoforte ha riconosciuto che bisogna eliminare la nostra tradizione, mettere in discussione il retaggio cristiano, ma non solo, la nostra storia, il nostro patrimonio socioculturale. E questo verrà completato guardando il futuro, l'idea della società aperta sotto il nome di Karl Popper e il nostro concittadino George Soros, vivente in America, che attraverso le sue organizzazioni non governative cerca di proporre. Io menziono tutto questo perché contro ambedue i fenomeni bisogna agire anche su livelli scientifici. Il cinese ha un proverbio: se vuoi abbattere la tigre, prima di tutto devi vincerla nella testa. Quindi noi dobbiamo prima di tutto nella testa, in teoria, dobbiamo essere sicuri di sé, perché abbiamo ragione. Spiegherò perché. E l'altra cosa è che dietro di noi ci deve essere un apparato scientifico che possa contrastare queste idee su livelli scientifici, organizzando convegni come quello di oggi, per un pubblico sempre più vasto, affinché questi pensieri siano divulgati tra le persone. Io penso che questo potrebbe essere uno dei compiti, e cioè la lotta contro le ideologie. È stato già detto, si è già parlato dei problemi economici, basti considerare l'euro. Tutti gli economisti hanno detto prima dell'adozione dell'euro che non avrebbe funzionato, e questo è teoricamente dimostrato.
questa teoria delle fasce valutarie ottimali, per esempio paesi talmente differenti come la Germania, paesi scandinavi e poi la Grecia, Spagna, Portogallo, Italia e anche la Francia, non è possibile avere una moneta comune, o se loro lo vogliono, deve avere dei presupposti ben differenti. Negli anni 70 si è già discusso dettagliatamente sui presupposti dell'integrazione, lo dico sempre sperando che i nostri politici lo comprendano da questa argomentazione scientifica. Werner, Mariolin e Magdalene hanno emesso nel 75-77 delle relazioni, degli studi di questi economisti veramente affermati e di fama. Hanno esaminato la prassi di paesi federativi come gli Stati Uniti d'America o la Repubblica Federale della Germania dal punto di vista della concentrazione dei redditi e loro hanno concluso sui livelli originali dell'integrazione e il 2% della PIL deve essere concentrato al momento dell'introduzione dell'euro, questo era del 5,7%, e invece in fase finale deve arrivare fino al 20-25% il livello di concentrazione dei redditi per creare uno Stato federale. E nessuno vuole dare nemmeno l'1% nel comune, soprattutto quelli che hanno percepito di meno. Però in verità, se guardiamo più, meglio, si evince che hanno ricevuto di più. E quindi questo non funziona, manca questo fondamento economico della federazione. Ne mancano anche altri fondamenti, non sto qui ad elencare, ma penso che la documentazione, la cartella che avete ricevuto comprende questi studi. Ma vorrei menzionare altro ancora, che figura nella relazione di Mariolin del 75, che le persone, cioè i cittadini dell'Unione Europea, per la maggioranza devono sentire di appartenere principalmente e preliminarmente alla Comunità Europea. Un sondaggio dell'Eurobarometro di 2 anni fa, che è un istituto di sondaggio della Commissione Europea, ha fatto un sondaggio sugli attaccamenti dei cittadini. Se sono più attaccati alla Comunità Europea che ai loro paesi di riferimento. C'è un 30% che ha detto che sono attaccati solo al loro paese, alla loro nazione, alla loro patria. Poi c'è stato un altro, soprattutto alla nazione, e solo dopo all'Europa. E queste due categorie hanno coperto più del 90%, quindi noi siamo in maggioranza. E per vari motivi, praticamente, adesso senza entrare nel dettaglio, siamo invece considerate minoranze ed estremisti o transisti su vari fronti europei. E l'altro aspetto che rientra in questa categoria è già stato menzionato, è l'economia neoliberale e la relativa politica che ha distrutto l'economia europea. Noi abbiamo ammirato l'Europa occidentale quando dietro della cortina di ferro ci recammo in Europa negli anni 60-70, ammiravamo il benessere, lo sviluppo, e questo è stato distrutto con questa politica neoliberale che ha favorito certuni e ha sfavorito altri e ha accentuato i contrasti. E l'Unione Europea si è disgregata in paesi finanziati e paesi finanziati e debitori. E tanti pensano che siano i tedeschi a contrapporsi agli italiani, ma non è così. C'è un potere di dietro, un potere profondo che sta contrapposto agli europei. E quindi bisogna stare molto attenti a non contrapporci gli uni contro gli altri, le nazioni tra loro. Quindi c'è questa Europa profonda, che significa che c'è la manodopera a basso costo dell'Asia che ha distrutto la produzione in Europa. Questo è un problema da risolvere. Ci voleva una strategia industriale di lungo termine, forse il signor Juvet ne ha parlato. Sì, effettivamente bisognerebbe elaborare qualcosa che si basi sulle forze locali. Bisogna infatti prendere in considerazione che le economie locali vanno sviluppate, non possono essere lasciate atrofizzarsi.
bisogna sì commerciare con tutti, ma la nostra sicurezza è data dal fatto se abbiamo organizzazioni locali forti e robuste. E l'altro aspetto che vorrei ancora sottolineare, e sono molto contento che sia appena tornato il mio collega polacco, perché vorrei parlare di un problema ungherese, europeo e polacco, e la questione climatica. Bisogna resistere a questa battaglia adesso, e la Polonia ad essere sotto attacco, e che si cerca di penalizzare la Polonia con questa miniera di carbonio di questa centrale termica. Quello che la comunità europea vuole fare è una follia. Bisogna quindi agire assolutamente contro questo. Ho scritto un libro, c'è anche una traduzione inglese. Spero che magari una cooperazione polacco-ungherese si potrà pubblicare questo libro, che delinea il fondamento teorico perché ha torto Bruxelles in questa follia climatica. E questo è molto importante, perché altrimenti, se non facciamo questo, ci verranno imposte delle politiche che non siamo in grado di gestire né loro né noi, né la Germania. Entro 2 o 3 anni ci sarà uno scandalo enorme, si vede già ora, basta vedere i prezzi dell'energia, è diretta conseguenza, quindi bisogna tornare ancora su questo aspetto. Per quanto riguarda il secondo punto, che è lo sviluppo della rete EUCET, è quello che stiamo facendo adesso, quindi vorrei aggiungere una sola cosa, sarebbe molto importante, forse domani dovremo parlare, di avere dietro di noi un sottofondo teorico, scienziati, istituzioni che condividono le nostre idee, e realizzare una rete di questi soggetti. Infine, l'ultimo pensiero va appunto ai mass media. A questo proposito è stato già detto dal collega Polacco che ci vogliono relazioni estese, hanno lanciato una piattaforma. Anche qui serve coesione, bisogna creare, potrei dire, la seconda sfera pubblica, cioè che i nostri pensieri arrivino alla persona, che noi non siamo estremisti, non siamo fascisti, noi semplicemente rappresentiamo il ragionamento che rappresenta la maggioranza degli europei. Se vuole prima di tutto italiano, tedesco, ungherese, polacco, va bene, noi lo accettiamo, però nell'ambito di questo bisogna si può ragionare e collaborare in modo tale che sia a vantaggio di tutti. E infine, perché il mio tempo sta scadendo, vorrei dire che il signor Henri Juvin e i suoi colleghi hanno elaborato un manifesto, una bozza di manifesto, che, di cui mi ha colpito una cosa in particolare, diverse cose, ma una in particolare che vorrei ribadire adesso. Loro qui scrivono, ci sono 12 punti che vengono corrisposti alle 12 stelle della bandiera della Comunità Europea. E questa è la bandiera. Attualmente per noi significa l'imperialismo di Bruxelles, ma non dovrebbe essere così, la tirannia di Bruxelles. Noi dovremmo invece essere attaccati a questa bandiera, la prima stella che è la sovranità nazionale, la seconda le tradizioni europee, il patrimonio storico, il patrimonio cristiano. Quindi bisogna rivalutare queste stelle, non possiamo permetterci che vengano espropriate le nostre stelle, come anche l'arcobaleno, che è un simbolo dell'alleanza tra Dio e uomo, e attualmente invece viene abusato l'arcobaleno per fini disumani. Adesso che siamo radunati qui per risolvere le problematiche, a partire da quella di interpretazione, quindi ci sono problematiche, se ci mettiamo insieme siamo in grado di risolverle. Quindi vi ringrazio dell'attenzione.